Ciao e benvenuti. Oggi ti porto il messaggio dello spirito del tasso. Ho estratto questa carta oracolo per darti un messaggio che spero ti potrà essere utile per la giornata di oggi o comunque quando lo vedrai, ascolterai. Questa carta che è uscita al rovescio dice coraggio e audacia e quindi avrai il messaggio di protezione. Quando lo spirito del tasso giunge per proteggerti, e per ricordarti che la rabbia e l'aggressività, l'atteggiamento polemico e l'essere pressante o manipolatorio non sortiranno effetti positivi. Forse qualcuno vicino a te ha un eccesso di energia del tasso, oppure magari quell'energia sta montando dentro di te. Nell'uno o nell'altro caso, questo è il momento di ritrovare la calma e lasciare che l'energia ti attraversi. Vai a fare una passeggiata, una camminata veloce. Scrolla via quell'energia o liberatene ballando, di modo che tu possa tornare alla situazione con determinazione e impegno, ma senza quell'intensità che rischia di sopraffare gli altri e te stesso. L'aspetto dello spirito del tasso serve anche ad attirare la tua attenzione su un altro aspetto. Nel caso in cui tu ti stia accanendo per ottenere qualcosa che però continua ad eluderti, il messaggio dice che questo è il momento di abbandonarti al tuo potere superiore e di concentrarti su altro. Lo spirito del tasso desidera proteggerti da una caparbietà che potrebbe dilagare, dall'idea ossessionante di ottenere a tutti i costi qualcosa. Ricorda esattamente, scusate, a tutti i costi qualcosa esattamente nel modo in cui lo vuoi tu e quando lo vuoi tu. Ricorda, il mondo non gira attorno a quello che desideri. Le opportunità più belle si presenteranno quando riuscirai a ridurre l'intensità dello spirito del tasso e rinuncerai al bisogno di avere qualcosa che sia al 100% come vuoi tu. Beh, ci vuole anche un po' di onestà personale a riconoscere di essere in questa energia, quindi se lo sei, ti invito ad ascoltare molto bene le parole che sono state dette, proprio per aiutarti ad attraversarla e a creare dentro di te un'energia più funzionale ad ottenere quello che desideri, piuttosto che quella aggressiva o attaccata che è quella del tasso. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e noi ci vedremo tra qualche giorno con un nuovo oracolo. A presto!